Buongiorno a tutti. Purtroppo devo dare una comunicazione negativa alla comunità. Abbiamo un nuovo caso positivo nel nostro comune. La situazione è comunque sotto controllo. Il caso in questione è un caso asintomatico. Le persone che gli stanno intorno e quindi i familiari sono comunque negativi al tampone. La persona in questione si trova appunto in isolamento. E ripeto che sta bene proprio perché è un caso asintomatico. Noi come sempre agiamo in assoluta trasparenza e rendiamo noto appunto alla comunità l'evolvere della situazione rispetto al Covid-19. Abbiamo necessità di mettere in campo tutte le precauzioni del caso affinché non si evolva questa situazione in negativo ed è per questa ragione che chiediamo a tutti di seguire quelle che sono le regole. Da ieri sera c'è una nuova ordinanza del Presidente della Regione che prevede il fatto che è necessario portare la mascherina con sé in tutte le circostanze, anche all'aperto, perché se una persona si avvicina ad altre persone la deve obbligatoriamente indossare. Non è obbligatorio se si sta con i parenti più stretti, ma dovete sempre portare la mascherina con voi. Dovete sciacquarvi le mani spesso o utilizzare il disinfettante e soprattutto dovete mantenere le distanze. Se noi mettiamo in campo tutte queste precauzioni, l'evolvere della situazione non può che essere positivo e quindi ci troveremo sicuramente meglio. E dobbiamo adottare queste misure fino a quando non si trova questo benedetto vaccino. È chiaro che non vogliamo andare incontro ad un nuovo lockdown ed è questo il nostro auspicio perché dobbiamo abituarci a questo nuovo stile di vita. Non dobbiamo far morire l'economia e quindi devono rimanere aperti tutti gli esercizi commerciali, ma proprio per questa ragione, per agevolare lo sviluppo e l'economia, dobbiamo cercare di mettere in campo tutte queste misure. Noi dal canto nostro stiamo ovviamente mettendo a disposizione il nostro ufficio tecnico, abbiamo di nuovo attivato per esempio il centro operativo comunale, la nostra protezione civile locale, affinché ci sia un servizio maggiore per le persone che hanno delle difficoltà e che magari possono risultare positive. Prossimamente appunto al Covid-19. Ripeto, questo è solo un caso isolato, quindi manifesto la mia più totale tranquillità alla comunità, ma era doveroso rendere di nuovo la situazione così come ho fatto appunto negli scorsi mesi. Grazie a tutti quanti per la collaborazione, andiamo avanti con la consapevolezza che se vogliamo bene a noi stessi e agli altri, dobbiamo rispettare le regole.